caratteristica fondamentale di un trattore moderno è la capacità di far fronte ad una molteplicità di compiti. Esso deve essere potente, maneggevole, robusto, produttivo, affidabile e in special modo versatile, capace cioè di rispondere alle crescenti e diverse necessità del settore agricolo. New Holland, leader mondiale come produttore di macchine agricole, sempre impegnato nella ricerca di nuove soluzioni, ha saputo dare la risposta: la nuova gamma Frutteto. La flessibilità del potente motore, l'ampia scelta del tipo di trasmissione, le eccellenti prestazioni dell'impianto idraulico, la straordinaria maneggevolezza grazie al ponte supersterzante di 76 gradi e l'esclusivo e innovativo sistema della doppia trazione automatica fanno di questa nuova serie un prodotto tecnologicamente all'avanguardia che solamente New Holland poteva realizzare. Ma vediamolo un po' più da vicino. Entrate nella luminosa cabina, unica per macchine speciali di queste dimensioni. Alla vostra destra la leva di comando del riduttore di gamme, che vi fornisce quattro diversi rapporti: lenta, media lenta, media veloce e veloce. A fianco della leva di comando gamme, in posizione ergonomica, la leva del cambio a quattro velocità e i pulsanti di comando delle frizioni elettroidrauliche high-low, per mezzo dei quali è possibile raddoppiare tutte le velocità in marcia avanti. Sulla console di destra sono posizionati i distributori supplementari, identificati mediante un codice colore, l'acceleratore a mano, il comando di sollevamento-abbassamento del sollevatore, il pulsante del bloccaggio differenziale elettroidraulico e il dispositivo alza, abbassa, interramento rapido, lift-o-matic. Sempre sulla console, ma nella zona posteriore, sono raggruppati gli altri comandi del sollevatore a controllo elettronico. A questo proposito, non mancate di prendere visione del filmato specifico dedicato a questo argomento, così come vi suggeriamo di guardare il filmato sul computer di bordo. Troverete tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio questi innovativi sistemi. Sul lato destro, a fianco del sedile di guida, la leva di comando del terzo distributore idraulico con una duplice funzione. Con pulsante premuto e spostando la leva, potete regolare il tirante verticale destro del sollevatore. Viceversa, se spostate la leva senza premere il pulsante, potete regolare i puntoni idraulici di limitazione allo scuotimento laterali. Con leva tutta in basso si ha la condizione di flottante del distributore e di conseguenza la libertà di movimento trasversale dei bracci inferiori. Infine, per concludere la descrizione dei comandi posizionati sul lato destro della cabina, sul montante laterale sono installati i fusibili di protezione delle centraline elettroniche e gli interruttori del girofaro, delle luci di lavoro, dei tergi lavacristallo anteriore e posteriore e l'accendisigari. Sul lato sinistro la leva di selezione per la sincronizzazione della presa di forza al cambio di velocità o al motore. Con leva sollevata, la presa di forza riceve il moto direttamente dal motore. Se invece la portate verso il basso, la presa di forza sarà comandata dal cambio. Davanti alla leva di selezione della presa di forza, il comando del super riduttore. Se si porta la leva in avanti, si selezionano le marce ridotte, mentre muovendola all'indietro si hanno le marce normali. Ovviamente, per effettuare questa selezione, il trattore deve essere fermo. Per ultima, la leva del freno a mano. Non lasciate mai il posto guida del trattore senza aver inserito il freno di parcheggio. Vediamo ora i comandi posizionati vicino al volante. Sulla parte destra del quadro elettronico digitale
troviamo tre interruttori. Il primo pulsante è quello della doppia trazione elettroidraulica a controllo elettronico. Questo sistema vi consente l'utilizzo della doppia trazione in modo manuale e quindi permanentemente inserita, oppure in modo automatico. In questa ultima condizione, il sistema elettronico di controllo inserisce la doppia trazione ogni qualvolta si verifica una condizione di slittamento, per esempio durante lavorazioni particolarmente gravose, oppure in discesa, quando trainate pesanti rimorchi. L'avvenuto inserimento viene visualizzato dall'accensione dell'indicatore luminoso della doppia trazione. Il disinserimento avviene automaticamente nel momento in cui cessano le condizioni di slittamento o quando si supera un certo angolo di sterzo senza elevato pattinamento delle ruote posteriori. All'avvenuto disinserimento anche la spia sul quadro si spegne. Vorremmo sottolineare l'importanza di questo sistema perché la centralina elettronica di controllo inserisce la doppia trazione solamente quando questa è veramente necessaria e di conseguenza maggiore sicurezza in ogni condizione di lavoro e di trasporto e un consistente vantaggio economico dovuto alla minore usura dei pneumatici ed un migliore sfruttamento della potenza della macchina. Premendo il pulsante sul lato destro, selezionate la funzione automatica. Viceversa, premendolo sul lato sinistro, la doppia trazione sarà inserita in modo permanente. Per disinserirla, premete una seconda volta il pulsante sempre sullo stesso lato. Ricordate che, indipendentemente dalle selezioni da voi effettuate, la doppia trazione si inserisce quando si azionano contemporaneamente i pedali dei freni, ciò per ridurre lo spazio di frenatura. Inferiormente al pulsante della doppia trazione sono posizionati l'interruttore di selezione funzioni dello strumento digitale e il pulsante di regolazione orologio. Il devio luci per il controllo delle luci del vostro trattore, per gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico è l'ultimo comando da questo lato del volante. Nella console centrale trovate la leva joystick per i due distributori idraulici supplementari laterali e la leva di inserimento della presa di forza indipendente comandata dal motore. Per inserire quest'ultima, portate la leva agendo sul fermo di sicurezza in posizione orizzontale. Viceversa, per disinnestarla, portatela in posizione verticale. Permetteteci di ricordarvi di leggere e rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza descritte nel libretto di uso e manutenzione prima di collegare ed utilizzare macchine rotative che richiedono l'uso della presa di forza. Sempre nella console centrale trovate il pulsante del termostart, particolarmente adatto per i climi freddi, che facilita l'avviamento alle basse temperature. Premetelo, ruotate la chiave in alimentazione e dopo alcuni secondi effettuate l'avviamento. Alla sinistra del volante, la leva di comando dell'inversore elettroidraulico. Per selezionare la direzione di avanzamento, alzate la leva e spostatela in avanti per la marcia avanti oppure indietro per la retromarcia. Vi facciamo notare che con la leva di comando inversore in posizione di marcia indietro, la centralina elettronica che controlla il cambio high-low, indipendentemente dalla selezione da voi fatta, automaticamente inserisce la frizione low, per poi, se precedentemente selezionata, reinserire la frizione high, ritornando in marcia avanti. Abbiamo accennato alla centralina elettronica di controllo cambio, in quanto ogni volta che fate l'avviamento del motore, il sistema effettua un'autodiagnosi, riscontrabile dall'accensione contemporanea degli indicatori luminosi high-low. E se tutto è regolare, al termine della verifica, la centralina seleziona la frizione low.
Al contrario, nel caso in cui la centralina rileva un'anomalia nel sistema, le spie ILO lampeggiano alternativamente ed il computer disabilita l'uso della trasmissione. Provate a portare la leva di comando inversore in folle. Premete il pedale di comando frizione. Se il lampeggio si interrompe, potrete ora utilizzare il trattore normalmente, mentre, se questo persiste, il computer di controllo mette in blocco la trasmissione, impedendone l'uso. Contattate il personale specializzato New Holland per una pronta risoluzione del problema. Inoltre, al fine di mantenere in condizioni ottimali il sistema elettroidraulico del cambio di velocità, è necessario effettuare periodiche calibrazioni delle frizioni high e low. La procedura di calibrazione è molto semplice. Parcheggiate il trattore in un luogo lontano da ostacoli, spegnete il motore e inserite il freno a mano. Rimuovete il pannello laterale sinistro della console centrale e collegate l'attrezzo di calibrazione, che potete trovare presso tutti i concessionari New Holland, al connettore diagnostico di colore nero. Premete e tenete premuti entrambi i pulsanti dell'attrezzo e avviate il motore. Dopo alcuni secondi, sul display comparirà la scritta Calibre. Rilasciate i pulsanti. Dopo un breve intervallo, sul visualizzatore viene mostrata la temperatura dell'olio della trasmissione. Sappiate che la temperatura ottimale di calibrazione è compresa tra i 50 e i 60 gradi centigradi.